Super bonus del 110%, niente proroga per gli edifici unifamiliari. Come tutti sappiamo, per gli edifici unifamiliari è prevista la scadenza del super bonus al 31 dicembre 2022, a patto che almeno il 30% dei lavori complessivi vengano eseguiti entro il 30 giugno 2022. Visto le tempistiche molto ristrette e tutte le difficoltà che si sono avute negli ultimi tempi, da più parti si è richiesto al governo una proroga. In particolare si è richiesta la possibilità di far slittare il 30% dei lavori complessivi dal 30 giugno al 30 settembre. Questa è una proposta che è stata fatta da più parti e che più persone hanno discusso, diciamo, di questa proposta, tant'è vero che molti iscritti anche al canale mi hanno chiesto: ingegnere, ma è vero che ci sarà questa proroga, che quindi si potrà beneficiare del super bonus portando questo 30% dei lavori complessivi dal 30 giugno al 30 settembre? Purtroppo al momento la risposta è negativa, almeno questo è quello che ha stabilito ultimamente la commissione al Senato, che ha vagliato questa proposta. Ma vediamo un attimino di parlare più nel dettaglio quindi quelle che sono le ultime novità in tema super bonus 110%. Sono Andrea Cipriano, ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare il video ti chiedo di iscriverti al canale YouTube, cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti, basta cliccare il pulsante qua sotto e quindi potrai godere di tutti quanti i vantaggi riservati agli abbonati. Adesso ti chiedo di mettere un bel mi piace al video e vediamo di cosa si tratta. Ora, si è riunita in questi giorni la commissione del Senato, la quale ha dovuto, diciamo così, esaminare il disegno di legge in merito appunto alla conversione in legge del decreto sostegno ter. E in particolare, in tema, diciamo, di super bonus 110%, quello, diciamo, di cui si è trovato a discutere è il meccanismo della cessione del credito, sconto in fattura, quelle che erano indicate come, diciamo, le sanzioni da commisurare ai tecnici nel caso di attività, diciamo così, non congrua alla normativa, se così possiamo dire. E il tema delle assicurazioni professionali diciamo, che i tecnici appunto devono sottoscrivere per poter lavorare in ambito super bonus. Vediamo che cosa. E poi il tema della possibile proroga delle scadenze del super bonus per le unifamiliari. Che cosa ha stabilito la Commissione al Senato? Allora, la Commissione ha stabilito, in primo luogo, ha ribadito la possibilità di poter accedere al super bonus alternativamente con la forma della detrazione diretta, quindi portandosi in detrazione il 110% delle spese sostenute nei 5 anni successivi all'intervento, oppure godere diciamo, dell'incentivo attraverso il meccanismo dello sconto in fattura e o della cessione del credito. Quindi sconto in fattura, la ditta o il fornitore direttamente scontano in fattura e poi diciamo il 100% dell'importo dei lavori. Dopodiché la ditta può decidere se portarsi in detrazione il credito che ha acquistato oppure può cederlo alle banche o a determinati enti finanziari, però come ho già detto anche in altri video sono stati posti dei paletti molto precisi alle successive cessioni del credito che quindi devono essere che sono regolamentate in maniera molto stretta e molto forte. In secondo luogo, come detto, è stata ribadita anche la possibilità di optare per la cessione del credito, cioè il privato cittadino che può godere dell'incentivo derivante dal superbonus 110% può cedere il credito maturato per quel determinato intervento, il 100% del credito maturato a un ente finanziario, una banca, un ente assicurativo, un ente preposto, e anche in questo caso la possibilità di eseguire eventuali cessioni successive sono regolamentate anche qui in maniera molto, diciamo, forte e stringente. Una cosa molto importante è che è stata accettata la proroga dal 7 aprile a fine aprile sulla comunicazione della opzione per cui si beneficia dell'incentivo, cioè quando una persona beneficia dell'incentivo relativo al superbonus 110% deve ovviamente eseguire una comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione inizialmente doveva avvenire entro il 16 marzo, poi è stata posticipata la data al 7 aprile, adesso è stata ancora posticipata a fine aprile.
Altra cosa, la Commissione al Senato ha ribadito quelle che sono le sanzioni molto forti che vengono commisurate ai tecnici nel caso in cui vengano diciamo, eseguite delle inadempienze o comunque vengono compiuti degli errori nel caso diciamo, delle pratiche Superbonus 110%. Le sanzioni nel caso di, ad esempio, asseverazioni non congrue, cioè se viene fatta un'asseverazione relativa alla congruità delle spese non conforme a quanto stabilito la normativa, oppure in fase di progettazione vengono omessi dati fondamentali ed importanti, il tecnico è soggetto a delle sanzioni di carattere penale che vanno dai 2 ai 5 anni e delle sanzioni da un punto di vista pecuniario dai 50 ai 100 mila euro. Se diciamo, questi errori che il tecnico ha commesso, l'ha commesso volontariamente nel tentativo di far ottenere un beneficio al beneficiario, al privato cittadino o alla ditta, a seconda di colui che l'ha commissionato, quindi se ha fatto intenzionalmente questi errori per garantire un beneficio illegittimo, allora queste sanzioni vengono anche inasprite. Non si sa bene di quanto. Forse ci daranno l'ergastolo, non lo so, scusate la vena polemica. Dopodiché sono state introdotte, quindi la Commissione al Senato ha ribadito diciamo, quelle che sono variazioni molto importanti sull'assicurazione che i tecnici devono sottoscrivere, cioè per poter, già tutti sanno che per poter elaborare dei progetti o delle asseverazioni in tema Superbonus è necessario che ogni tecnico sottoscriva un'assicurazione professionale. Originariamente si prevedeva un'assicurazione professionale che abbia una capienza almeno di 500 mila euro e che eventualmente deve essere integrata se i lavori che lui va a progettare o ad asseverare superano questo importo. Adesso invece è stato stabilito che in corrispondenza di ogni lavoro che viene commissionato, il tecnico deve sottoscrivere un'assicurazione professionale ad hoc solo per quel lavoro che ricopre il massimale dell'intervento per cui esegue la progettazione. Quindi facciamo un esempio: se viene eseguita una progettazione relativa a dei lavori super bonus per un importo di 100 mila euro, quindi per cui l'incentivo per cui l'incentivo che il beneficiario gode di 100 mila euro, il tecnico deve sottoscrivere un'assicurazione professionale ad hoc per quell'intervento apposita che abbia un massimale di 100 mila euro. Poi, per arrivare alle brutte notizie, era stata, come detto, richiesta la possibilità di prorogare al 30 settembre 2022 quel famoso 30% dei lavori complessivi da eseguire sulle unifamiliari per poter poi godere del superbonus fino al 31 dicembre 2022. Il MEF ha respinto, e quindi la Commissione al Senato ha respinto questa richiesta, confermando ancora una volta e ribadendo il concetto che per poter beneficiare del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022 per le unifamiliari è necessario rispettare la scadenza del 30 giugno 2022 per l'esecuzione almeno del 30% dei lavori complessivi. Da questo punto di vista c'è stata anche una dichiarazione da parte del deputato Fraccaro, il quale ha detto che diciamo, non si arrenderà a questa decisione presa dalla Commissione al Senato, ma continuerà a richiedere una proroga perché diciamo, le limitazioni, gli impedimenti a cui sono state soggette le imprese e coloro che volevano beneficiare del Superbonus 110% in questi ultimi tempi sono oggettive, non è che ci si può tanto discutere. Per cui, per non affossare quello che è tutto il mondo Superbonus, è bene che queste richieste vengano rispettate. Quindi il deputato del Movimento 5 Stelle Fraccaro ha confermato che richiederà ancora la proroga, però attualmente ad oggi, lo dico soprattutto agli iscritti al canale che me lo chiedono frequentemente, ad oggi non è prevista o comunque è stata respinta la richiesta di proroga del Superbonus, o meglio del 30% dei lavori. Che è prevista al 30 giugno, era stato richiesto lo spostamento al 30 settembre, respinto. Quindi ad oggi, per poter beneficiare del Superbonus fino al 31 dicembre 2022, è sempre necessario eseguire il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022. Ricordiamo, valido per le unifamiliari. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un mi piace. Come detto, iscriviti al canale YouTube cliccando sulla campanellina, rimarrai aggiornato all'uscita dei prossimi video. Se vuoi, puoi anche decidere di abbonarti cliccando il bottone qui sotto e quindi
Potrei garantirti tutti i vantaggi riservati agli abbonati. Mi raccomando, se decidi di accedere al super bonus o per qualunque tema inerente la tua casa, che è uno dei beni più preziosi che abbiamo, affidatevi sempre a un tecnico capace e preparato in materia. Ciao!